Ed eccoci qui in un nuovo video, ragazzi. Oggi andremo a vedere i miei risultati nella giornata numero 9 per il Fantacalcio. Prima di cominciare ti devo chiedere, se ancora tu non l'avessi fatto, iscriviti al mio canale, è gratuito, esce praticamente un video al giorno sul Fantacalcio e poi ci sono numerose dirette con radiocronache di Serie A e le prossime saranno quelle che vedi qua dietro, quindi saremo in diretta mercoledì alle 21 per Juventus Dinamo Kiev, saremo anche in diretta venerdì alle 17 con i consigli sul Fantacalcio e domenica alle 20.45 con Sampdoria Milan. Ma ora andiamo a vedere come mi è andata questa giornata. Cominciamo con la lega che faccio con voi, il fantacalcio che faccio con voi, ragazzi, una lega a punti, per cui qui sono andato veramente male. Potete leggere il mio punteggio lì in alto, 63 punti totali. Avevo messo Reina titolare pensando che giocasse lui, poi alla fine ho giocato Stracoscia, ha pigliato 3 pappine dall'Udinese, quindi 5,5 meno 3, 2,5 per lui. Punteggione, ragazzi. Poi abbiamo Lazzari, che anche lui è stato travolto dallo schifo della partita della Lazio, quindi 5 per lui. Ikei 5,5 più il giallo, vabbè, ci può stare. Atebor 5, anche qua io credevo in una buona Atalanta contro Verona, niente. Poi Mkhitaryan, l'unica giornata in cui non brilla Mkhitaryan e se ne esce con un 4,5, bruttissimo voto. Djuricic 6,5, Vertu anche lui è stato coinvolto nelle 4 pappine prese dalla Roma, che tra l'altro abbiamo seguito in diretta, e Vertu se ne esce con un 5,5. Poi ho Kučka 7 con assist, diciamo una delle note positive del giorno. Abbiamo Barrow con 6 e qui c'è il mio errore più grande. Lukaku lasciato titolare, io credevo che sarebbe subentrato, non è entrato, speravo che si fosse inserito magari Bonazzoli, invece no, quindi senza voto Lukaku. Fortuna che in questa lega abbiamo lasciato il cambio modulo in caso che manchi qualcuno, visto che sapevo che col mercato chiuso sarebbe stato un problema. Mi è entrato Mojica, ma si è pigliato il suo solito 5, come il resto dell'Atalanta è andato male. Per cui qua 63 punti per me, che mi fanno perdere l'undicesimo posto in classifica. Era undicesimo, giustamente mi ha superato The Joker con 6,70, io rimango a 6,69,5, sono lì vicino, però vedete che inizio a essere distante 30 punti dalla vetta, dove c'è Causio FC al comando con 699,5, Nico FC secondo 691,5 e Filo FC 689,5. Ragazzi, a gennaio apriamo il calciomercato, anzi lo apriamo a Natale, così vi faccio un regalino anticipato. Poi andiamo a vedere il mio Fantacalcio Mantra, dove ho fatto una gran vittoria per 4-1 contro il mio amico Giuse. Ciao Giuse. Tra l'altro Giuse è l'inventore di quella tattica tutta una squadra che vi ho nominato quest'estate, potete cercare ancora quel video. Come vedete, io qui avevo Donnarumma che se ne è uscito con un 7 più l'imbattibilità 8, poi avevo Pellegrini come vice capitano 6, Bruno Alves 6,5, Jim City 5,5, fortunatamente era l'unico dell'Atalanta che avevo in campo. Poi Bruno Persson non ha giocato, io speravo che subentrasse, ma forse è stato meglio così. Ho giocato Di Rola, che se ne è uscito con un bel 6 tranquillo. Poi veniamo qui a quello che mi ha maggiormente aiutato in questa giornata. Candreva 7,5 punti che diventano 11,5 col gol e l'assist. Poi in più era capitano, per cui ho avuto un bonus capitano di 2 punti perché ha preso 7,5, quindi molto utili quei 2 punti. Poi Zielinski 6,5, Barella 6,5, Sottil 6. Ci avevo scommesso sopra, credevo che sarebbe andato meglio, e invece ha preso solo 6. Guarda, l'unica volta che avrei dovuto mettere titolare Verdi, che se ne è uscito con un 7,5 dato anche dal suo assist, mi ha punito così Verdi. Però amen, va bene, tanto abbiamo vinto. Belotti, il mio solito trascinatore, 7 di voto e 10 con il gol. Poi avevo Berardi 5,5, mi mancava Ibra, come vedete. Barro ha fatto una brutta prestazione, in realtà ho messo sulla squadra migliore che potevo mettere a parte Verdi. Dall'altra parte il mio avversario ha avuto il gol di Morata, ma c'è stato anche il rosso, quindi si è fermato 8,5, una sfilza di 5, 5,5 che non l'hanno assolutamente aiutato. In porta aveva Gollini, che nel tutto ha preso solo un gol, visto che si è poi anche infortunato, è uscito, ha lasciato in panca Miguel Veloso, ma Miguel Veloso, voleva vedere chi avrebbe mai pensato di metterlo titolare oggi contro l'Atalanta. In classifica con questi 3 punti salgo un pochino, smollo la zona bassa e mi confermo a metà classifica. Ho 10 punti esattamente come il quarto, sono solo a 2 punti dal primo, il che mi dà comunque una bella voglia di arrivarci. Diciamo che ho staccato Palermo FC, che era ultimo, con 0 punti, povero Giuse, gli stanno andando male quest'anno, e diciamo che ancora spero di arrivare in vetta e vincere qualcosina quest'anno.
Invece nel Fantacalcio YouTube Italia ero contro a Simone Lemma, che Simone Lemma è già da due partite che gioca praticamente con un uomo in meno, gioca in 10. E come vedete però, se guardate i punteggi, avrei vinto anche se avesse lasciato in campo Pavoletti. Ora vi spiego perché. Andiamo a vedere prima la mia squadra. Ho vinto 2-0, intanto ho fatto 71 punti contro i suoi 59,5. Quindi da me io ho avuto Sirigu, che questa volta l'ho messo titolare credendo che non andasse a prendere tanti gol, e infatti ne ha presi solo due, grazie Sirigu, grazie Salvo. E ho lasciato in panca il buon Silvestri, che se ne sarebbe uscito con 8 tra media vuoto e porta inviolata, quindi 8 sarebbe stato un po' diverso di 4. Poi Calabria 6,5, Quadrado 5, ovviamente anche lui risente dalla prestazione brutta della Juventus, tra l'altro ha preso anche una ammonizione. Poi avevo Danilo sempre della Juventus 6, De Paul 7 con l'assist. Ecco, io sinceramente ero indeciso se metterlo o no De Paul, ero tentato di provare a lanciare un Bonaventura per non so quale motivo, invece fortuna che ho lasciato De Paul, che almeno ha fatto l'assist, quindi si è preso di fantamedia 8. Poi Perisic 6 con la munizione 5,5, lì vabbè ci credevo. Kucka 7 più l'assist 8, speravo in un rigorino ma è andata bene lo stesso. Chiesa 6,5. 6,5, buono nel marasma delle pagelle della Juventus, un 6,5 non è affatto male. Poi veniamo un po' a delle delusioni. Muriel 6, io credevo che avrebbe fatto di più. Bogà 5,5, qui probabilmente ho sbagliato, avrei dovuto mettere Sanchez perché pensavo che avrebbe giocato titolare Sanchez e non l'ho messo. Infatti Sanchez, come vedete, 7 di media voto, arriva a 10 col gol fatto. Poi ho Belotti, che ce l'ho dappertutto, anche qui 7 col gol fatto, 10, quindi ottimo. Qui ho sbagliato a non mettere Verdi in questo caso, però vabbè, è da un po' che mi delude sempre, anche se ci ho sempre puntato. Adesso vedremo. Miguel Veloso, chi se lo sarebbe mai immaginato, se ne esce con un 11 di media qua. Silvestri, anche qua non l'avrei mai detto. E Sanchez avrei dovuto metterlo. Ma andiamo a vedere Simone Lemma. Ecco, a Lemma mancava Ronaldo, e questo è un po' che si sapeva, secondo me ho sbagliato a lasciarlo su Kirikopoulos, De Lufeu e Hakimi, che non gli hanno preso il voto. Poi ha avuto la sfortuna di Morata, gol con espulsione, quindi 8,5 di media. Szczęsny 5,5, anche qui chi se lo sarebbe immaginato. E vedete, gli sono entrati Rodriguez 5,5, Toloi addirittura 4,5 nel marasma dell'Atalanta, Cornelius che gli ha preso 6. Poi dopo aveva vari 5,5, Manolas che se ne è uscito con un bel 7 vista la vittoria del Napoli, Yoshida 5,5, Caleon 5,5, Caleon l'avrei provato a mettere anch'io, Bentancur 6, Pellegrini 5,5. Ecco, vedete che lui ha fatto 59,5, io ho fatto 71. Da noi il secondo gol lo fai con 70 punti. Vedete che anche con i 10 punti in più di un Pavoletti si sarebbe fermato a 69,5, che non gli avrebbe fatto raggiungere il secondo gol con i 70 punti. Guardiamo la classifica. Grazie a questa vittoria e al fatto che i romanisti hanno pareggiato 1-1 col Bar dello Sport, poi c'è Accademia del Fantacalcio che ha fatto un 4-2 su The Dragon, Nico Forza, e poi c'è anche il pareggio tra Burchiano e Giapiox, noi abbiamo ottenuto il fatto di aver rosicchiato 2 punticini ai romanisti, quindi sono ancora secondo in classifica, sì, però più vicino ai romanisti, che è una cosa che mi tenta molto in vista dello scontro diretto della prossima giornata. Quindi sappiate, la prossima giornata bisogna vincere contro i romanisti e pigliarsi il podio. Questi erano i miei risultati. Ora ti chiedo, lasciami un commento qui sotto e dimmi i tuoi risultati, come ti è andata questa giornata al Fanta. Se questo video ti è piaciuto ti chiedo di lasciarmi un bel like e di iscriverti al mio canale. Tra parata e quant'altro, anche le coppe. Tra l'altro Giuse è quello dell'inventore della tetta. Ciao e ci vediamo coi consigli, col video dei consigli, con la... Ciao e ci vediamo presto col video sui consigli, la live dei consigli e quant'altro. Buon Fanta a tutti ragazzi!